uomini non ce ne servono più nel mondo. È una delle conclusioni, questa è una delle conclusioni in cui lei stessa arriva. Ma anche il fatto però di mantenere il selvaggio della donna è, come dire, causa anche di distruzione del mondo allo stesso livello, Cioè in ambedue i casi l'essere umano va a distruzione qualora non si ripristini un equilibrio tra i generi. Ecco, questo è un aspetto importante. Ora, io non voglio leggervi di proposito le confutazioni di Maria de Rem, perché sono, a parte perché sono lunghe, no, non sono lunghe, non è vero, però sono battuta per battuta, sono rigo per rigo, inflessibile, come una goccia cinese. Lei isola le singole parole, fa un'opera quasi filologica, direi, isola questo testo parola per parola e confuta. Lo distrugge. E finisco dicendovi due ultime cose. Allora, ecco, lei si chiede a un certo punto, e questa è la conclusione di questo saggio contro Alexandre Dumas, si chiede qual è il risultato ottenuto con il selvaggio della donna, quello che si diceva prima. Eccolo, numero uno, impoverimento dell'umanità privata della metà delle sue forze. Due, scissione dell'umanità in due campi, rappresentanti ciascuno opposti interessi. Conseguenze, movimento in senso opposto, discordia, disordine generale. Pensatelo oggi applicato ad altre categorie magari della nostra realtà e capite quanto questi discorsi siano attuali. Terzo, immoralità. Perché dall'istante in cui vi sono due morali, perché lei a un certo punto dice vi è una morale per gli uomini e una morale per le donne, ecco, in cui vi sono due morali non vi è più morale. E come abbiamo detto, la morale è la legge dell'ordine, e questa è un'idea che lei esprime più volte. Quattro, crisi, punto. Mi si obietterà che in ogni epoca, in ogni popolo si è sancita la subordinazione della donna e che nonostante questo vi è stata prosperità. Non lo direi così forte. La storia registra più di una decadenza. E se questa è un'immagine storica che lei traccia in queste ultime righe, che è veramente quasi metastorica. Cioè quasi come se le decadenze fossero determinate a un certo punto da un isterilimento della società dovuto a questa mancanza di pari diritti. Ecco. Finché resterà un'ingiustizia della legge, le società subiranno una minaccia di dissoluzione, quello che dicevo prima. Quindi, infine, per concludere, dice, ha una speranza nel futuro, perché dice, ci stiamo riprovando adesso, stiamo affrontando con la Repubblica testé proclamata, stiamo prospettando un futuro anche su quello legislativo. La Repubblica sembra volersi affermare oggi e il diritto delle donne che marcia al suo fianco comincia a essere una questione con la quale bisogna fare i conti. Perseveriamo nei nostri sforzi, ogni verità ha il suo momento. E dopo discorsi in cui è partita dal mito e ha tracciato questo destino sempre uguale di subordinazione, la frase ogni verità ha il suo momento a me emoziona, perché ha una fiducia illimitata nel futuro. E però come dire, siamo già nel futuro. Allora, questo libro, e adesso concludo veramente, è il primo volume dei discorsi, raduna 5 più il discorso su Alexandre Dumas. A breve apparirà anche il secondo volume, che è altrettanto, se non ancora più interessante, è dedicato a suffragio universale, appunto. Lei partecipa con un discorso a un meeting internazionale sulla buon costume, dedica al problema della prostituzione degli sforzi inenarrabili nella sua vita, assieme ad altre, diciamo, altre compagne di percorso. Darà vita a degli istituti, diciamo, per la salvaguardia delle prostitute, per l'aiuto materiale delle prostitute e alle figlie e ai figli delle prostitute, quindi attivamente, non solo con gli discorsi, ecco. Poi
cito altri, sono compresi ancora nel secondo volume altri tre volumi, altri tre discorsi di questa serie pronunciata alla Salle de Capucine, no, che lei non aveva ritrovato in vita. Sono stati ritrovati successivamente, pubblicati, e noi li abbiamo tradotti e inclusi in questa serie. Infine, un saggio più esteso, che è dedicato ai diritti del bambino, un altro aspetto importante, perché anche un altro tema fondamentale è la maternità, che affronta anche già in questo primo volume i problemi della maternità. E infine, un altro aspetto che è legato alla figura di Maria Dore de Remma è il discorso che lei fa all'atto della sua iniziazione massonica, perché Maria de Remma è anche la fondatrice, insieme a George Martin, del primo ordine massonico misto internazionale. Quindi, diciamo, una figura a tutto tondo. È interessante perché il discorso che lei fa all'atto della sua iniziazione a me ha fatto veramente sorridere non poco, perché non è che dice grazie di avermi accolta, no, dice no, voi avete fatto questa piccola cosa, ma avete fatto soltanto un piccolo passo, c'è ancora tanto da fare, dovete iniziare le donne, non solo una, cioè è una roba, cioè anche in quell'atmosfera protetta, dove poteva magari abbandonarsi a un elogio fine a se stesso, no, lei sferza, ci dà giù. Bene, questo a me fa piacere che, insomma, di essere qui, di aver pronunciato un po' di parole a favore di questa donna, perché è una donna che veramente a me ha affascinato tantissimo, e se, insomma, ho visto che stimola discorsi anche tra voi, e questa è la speranza con la quale noi abbiamo fatto quest'opera di traduzione, cioè che questa figura venga conosciuta, ma venga sentita nella sua attualità, perché la forza di un libro e di un saggio di questo genere è nel presente, non è lettera morta. Ecco. Quindi vi ringrazio. Grazie. Grazie. Beh, io ringrazio il maestro D'Agostini perché per la sua appassionata e appassionante presentazione di questo libro, che ci interroga. Sono passati 200 anni, ma come abbiamo sentito... Voce? Come abbiamo... Aspetta. Lo spetto? No. 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 Mi sa che si è scaricato. Ma da poco. Come abbiamo... Ho una voce così possente. Come abbiamo sentito, purtroppo... i temi proposti sono ancora sul nostro tavolo, perché secondo me, certo, i diritti civili, come dicevo, in gran parte sono acquisiti, in gran parte, ma non tutti, perché ce ne sono ancora, però gli stereotipi presenti allora e che lei rappresenta nel teatro, che è vita, sono ancora nella nostra società, fatichiamo ad uscire da questi stereotipi, sia maschile che femminile. D'altra parte, come diceva il maestro, Maria de Remma è stata la fondatrice di un ordine misto, manco a dirlo, un ordine internazionale, manco a dirlo, perché l'apertura di mente di questa donna era tale che apre delle porte, no? Nel leggerla si aprono nella mente tante porte, quindi lei è sempre attuale. Io mi chiedevo, lei era avanti rispetto ai suoi tempi, certo che era avanti, però mi chiedo, era avanti lei e di molto, e quanto siamo indietro noi, se ancora lei ci parla di queste cose e siamo ancora in mezzo a questi problemi. E quindi ecco, la riflessione costante, l'attenzione costante. Io ricordo una frase di Marie de Remma, tra le tante, perché era una persona provocatoria e destrutturante sicuramente: non è sufficiente avere dei principi, devi sapere perché li hai e da dove ti provengono. Cioè, quanto diamo per scontato, abbiamo dei principi? Ecco, no, lei insiste, persiste nel suo scavare veramente le ragioni del nostro comportamento e del nostro pensiero, e quindi ha creato quest'ordine a cui non ho difficoltà a dire appartengo. E appartengo orgogliosamente, lasciatemelo dire, perché
I massoni in genere si nascondono in Italia perché la fama che ha la massoneria purtroppo è stata rovinata da delle persone che non sono massoni, che sono persone che appartengono alla massoneria, così come io dico sempre, ci sono dei preti affaristi e pedofili, ma la Chiesa non è fatta tutta di pedofili e affaristi, e così la massoneria, questa nobilissima istituzione che Marie de Rheims ha voluto fondare, ha voluto mista, uno degli emblemi della massoneria che la Marie de Rheims ha fondato è la mixité. Mixité non è soltanto la unione dell'uomo e della donna come entità sociali, ma mixité, veramente mixité di idee, mixité di culture, mixité di integrazione personale nelle varie istanze che ciascuno ha a vari livelli. E quindi credo che sia un argomento assolutamente da rivalutare, e voglio dire togliere dei pregiudizi, ecco perché Marie de Rheims ha dato delle botte micidiali ai pregiudizi e ai tabù dei tempi, e noi siamo ancora purtroppo vittime di tantissimi vizi e di tantissimi pregiudizi e di tabù. E allora credo che questo discorso di Marie de Rheims ci chiama un po' a risvegliarci, ad essere più attivi, più accorti nel nostro modo di pensare e di essere. E con ciò quindi continuo ancora a ringraziare l'appassionante presentazione del maestro, e se c'è qualcuno che vuole intervenire prima di brindare direi a questo libro, alla sua fortuna, ma direi brindare alla fortuna del contenuti che porta ancora. È interessante che in alcune conferenze di quelle pubblicate successivamente ci sono anche gli interventi, cioè non gli interventi, ma comunque le reazioni del pubblico sono annotate, no? E allora a volte ci sono appunto degli. Lei si metteva a interloquire anche con i suoi. Col suo pubblico, era molto, insomma. Per i coraggiosi che osavano interloquire. Ah, sicuramente. Provocarli, ovviamente. Sì. Quindi essendo massona la de Rheims è stata iniziata ovviamente dagli uomini, perché prima non c'erano. È stata iniziata da sette coraggiosi, è stato uno sforzo da sette coraggiosi massoni del Grande Oriente di Francia, che trasgredendo alle loro regole hanno iniziato delle donne, sì. Mi hanno disconosciuto quello che sì, era la loro logica, no woman. E diciamo che tutta la vita di Marie de Rheims è all'insegna della trasgressione, che noi adesso questo termine lo usiamo in senso negativo, sì, ma in senso letterale è trasgredire, andare oltre, quindi raccogliere ciò che abbiamo per traghettarlo in una dimensione ulteriore. Ed è questa anche un po' la difficoltà che abbiamo, di andare oltre le nostre attuali posizioni. E quindi sì, è stata opera di una trasgressione la fondazione dell'ordine. Sì, sulla parola trasgressione obiettivamente e su come viene considerata è proprio la negazione della trasgressione, come viene considerata, cioè la trasgressione, se trasgressione è fare un atto sessuale, in realtà sto imitando quello che mi è stato, sì, mi è stato propinato come trasgressivo, e quindi è proprio la negazione di qualsiasi trasgressione, no? E io adesso nell'immaginario abbiamo questo oggi, in realtà trasgredire è proprio sì, come è andare oltre il limite. E questo lei lo fa in qualsiasi pagina di questo libro, lo erige a metodo, ma non perché lo sente come una necessità, ecco, non, poi alla fine appunto anche lì c'è una trasgressione fine a se stessa, è una trasgressione per una necessità che non sia però quella belluina, quella proprio terra, insomma, come dire, ma per una esigenza ideale. Ecco, questo è un principio, è per dei principi di cui lei si interroga, appunto, come giustamente ricordavi, di cui si interroga sulla ragione di questi principi. Quindi è un discorso che parte veramente con una coerenza logica e una profondità. Ecco, queste non sono attuali. Ecco, queste io non le trovo molto attuali.
Sì. Volevo esprimere un pensiero su questo bellissimo, bellissimo momento che abbiamo vissuto grazie a voi, grazie a Marie Derenne, della quale mi colpisce molto, diciamo, insieme a questo concetto di trasgressione. Vedo che questo concetto è animato invece da un principio di armonizzazione completa di tutto l'universo e quindi chiaramente di coloro che ne fanno parte. Quindi il desiderio e la volontà di portare la donna e l'uomo, insomma comunque l'individuo, comunque sia per natura, ad un punto di armonia e di equilibrio reciproco e anche personale, individuale, credo che sia il principio fondante di questa grande pensatrice che appunto poi ha portato il suo ulteriore pensiero a partecipare, a entrare volontariamente nell'istituzione massonica, laddove la donna non era assolutamente ammessa e quindi tutto ciò che la donna deve conquistare con la sua volontà doveva essere anche quel campo lì, nel quale poi lei ha portato avanti altre esigenze interiori, spirituali. Tutto è sempre per realizzare un principio utopico, che lo è ancora in fondo, ma è il principio dell'armonizzazione degli opposti, quindi un principio di libertà, di uguaglianza, fratellanza, che è sempre citato questo principio, ma come vediamo anche oggi, difficilissimo purtroppo da realizzare. Anzi, stiamo veramente calpestando tutto quello che la natura ci ha donato. Sì, perché anche la capacità di dialogo è venuta meno, come dicevo prima. Quindi le occasioni per armonizzare opposti sono abbastanza ridotte. Anzi, prego. Volevo soltanto esprimere un ringraziamento.